Operai al lavoro questa mattina alla scuola Leopardi di Ministale, dove hanno preso il via i lavori di adeguamento sismico appaltati nel mese di dicembre da Palazzo Zanca. Ad eseguirli la ditta Euro Residence SRL di Messina, che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa lo scorso dicembre si era aggiudicata l'appalto, offrendo un ribasso del 30,99% e una riduzione sulla durata dei lavori, impegnandosi a completarli in 409 giorni rispetto ai 514 previsti a base di gara. Il finanziamento complessivo di 2.315.500 euro proviene da fondi gestiti dalla Protezione Civile in materia di prevenzione del rischio sismico. Responsabile del procedimento Fausto Chipinti del Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali, mentre la progettazione e la direzione lavori è stata affidata con procedura negoziata a Giuseppe Chiofalo. La scuola, lo ricordiamo, era stata chiusa lo scorso 22 novembre a causa delle carenze strutturali evidenziate dall'Ispettorato del Lavoro. Da allora, per i suoi 440 alunni, è iniziato un calvario senza fine. Come senza fine sono stati gli incontri e le proteste, che però sino ad oggi, a parte l'apertura parziale del plesso per 60 giorni, quelli necessari a consentire il trasloco, non hanno portato ad alcuna soluzione tangibile per i ragazzi, che ancora alla fine dell'anno non sanno quale sarà il locale che li ospiterà. Intanto, per consentire lo svolgimento dei lavori, sono state applicate alcune limitazioni viarie, con l'interdizione di diverse vie limitrofe all'istituto e la creazione in via Stella Maris di un'area di servizio dell'ampiezza di 30 metri per 4,50, con chiusura al transito veicolare e pedonale.